E torniamo insieme dopo questa pausa per parlare di un osservatorio sulle nuove povertà che è nato a Cosenza. Promotore di questa iniziativa è l'Associazione Giorgio La Pia, di cui abbiamo in collegamento questa mattina il presidente Antonio Belmonte. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Ecco, un osservatorio sulle nuove povertà, sicuramente un tema di strettissima attualità, purtroppo sono tante le situazioni di indigenza che vivono le famiglie italiane e non solo, ma perché nel contesto, ecco, delle attività dell'Associazione Giorgio La Pia, che magari ci presenterà, è nata l'esigenza di un osservatorio sulle nuove povertà a Cosenza? Allora, il discorso nasce intanto dall'Associazione Giorgio La Pira, che 11 anni fa abbiamo voluto creare, proprio su immagine di Giorgio La Pira. Giorgio La Pira, sapete, il sindaco di Firenze, che dopo il dopoguerra diciamo, svolgeva le attività, da poco fatto beato, svolgeva le sue attività la sera dopo che finiva il consiglio comunale, aggirava per Firenze per aiutare i più deboli, comprava coperte, portava pasti caldi, quindi da qui l'associazione. Noi veniamo dal mondo cattolico, naturalmente, è il momento in cui l'associazione riceve ogni giorno, ma specialmente in questi ultimi mesi, richieste di aiuto, perché ormai diciamo che ci sono i nuovi poveri, noi così l'abbiamo denominati, che sono quelli che hanno il monoreddito, che hanno due figli, una moglie, diciamo, pagare il fitto, pagare le utenze di casa, quello è un povero, quello non ce la fa a vivere. Poi non sottovalutiamo il discorso purtroppo di queste separazioni che aumentano per quanto riguarda i coniugi che si dividono, e la legge giustamente tutela il minore e la donna, ma il marito che rimane da solo, tante volte da pagare il mutuo, quindi quello è un povero. Allora noi riceviamo queste telefonate, questi aiuti, ma non possiamo, diciamo, come associazione soddisfare tutti i fabbisogni. Allora ci siamo rivolti, diciamo, sia alla fondazione che a Firenze, Giorgio La Pira, e sia con il vescovo di Cosenza, Sua Eccellenza Giovanni Checchinato, dove abbiamo, diciamo, voluto creare questo osservatorio. Ecco la foto con Sua Eccellenza, dove abbiamo voluto creare questo osservatorio per dialogare direttamente con i parroci, della diocesi, perché i parroci sono in prima linea, anche se c'è la Caritas giustamente, e il Banco Alimentare ci darà una mano con il dottore Romeo, in modo che cerchiamo di dare delle risposte immediate, perché poi non è facile, non abbiamo la bacchetta magica. Adesso l'11 settembre ci riuniremo nella Casa della Divina Misericordia, che è la vostra sede principale. Sì, c'è gentilmente il parroco Don Antonio Abruzzino ci ha messo a disposizione, e quindi stiamo cercando di, come dire, lavorare sulla tematica, ma non è facile, perché ci sono, ecco, state inquadrando, stiamo cercando di coinvolgere imprenditori, perché noi come associazione, ripeto, non possiamo dare soldi così, non è che siamo una banca, però certo, cerchiamo di riuscire ad entrare in quel tessuto che purtroppo le istituzioni non si fanno carico. Io adesso spesso dimenticano, certo. Perché un osservatorio sulle povertà dovrebbe, no, al di là dei servizi sociali che il comune ha, ma la regione, la provincia, dovrebbero sopperire queste esigenze. Ecco, magari uno dei... sono tante.
Ecco, una delle finalità che può avere un osservatorio del genere è proprio quello di evidenziare, qualora non ci sia particolare attenzione, quelle fasce che hanno particolare bisogno. Non è semplice, ma è importantissimo l'aiuto di realtà come la vostra, che tra l'altro si avvale, come ci diceva, della collaborazione di altre realtà come il Banco Alimentare, citava, ma anche le ACLI, i parroci stessi nel tessuto. Ecco. Della società hanno un ruolo fondamentale anche nell'individuare. Qualcuno mi sfugge perché poi sono tanti e qualcuno mi sfugge come diciamo partner che ci dà una mano. Sì. Però ripeto, la cosa da, come dire, secondo me a livello anche nazionale il legislatore dovrebbe come dire, dare più spazio a queste cose. Con maggiore attenzione, è una realtà. È una realtà che noi viviamo in prima persona e credetemi, c'è gente disperata, viene un grido veramente di disperazione da persone, non da quello che non prende il reddito di cittadinanza, che qui si va ad aggiungere anche a questo, perché adesso con la nuova riforma del reddito di cittadinanza ci saranno anche più. Io l'altra volta il sindaco di Cosenza è stato aggredito. Cioè, sarà una guerriglia. Io mi auguro che non sia così, però il momento in cui viene l'impiegato, faccio un esempio, l'impiegato dell'INPS, faccio un esempio, l'impiegato del comune, quello e ti viene a chiedere che non può comprare il pane, non può comprare la pasta perché ha dovuto pagare l'assicurazione, ha dovuto pagare il mutuo, ha dovuto pagare la bolletta perché è aumentato tutto. Allora la capisci che la situazione è certamente critica. Sì, è così. Va bene, noi abbiamo voluto dare quest'oggi giustamente solo un'idea di quella che è innanzitutto la realtà che quotidianamente ci pone di fronte a nuove povertà, e gli esempi ci sono stati appena fatti, ma anche e soprattutto dare un'idea di quella che è l'importanza dell'aiuto che si può dare affiancando le istituzioni, ma anche attraverso l'opera sociale volontaria di tante persone che grazie appunto a realtà come la vostra, si pongono degli obiettivi importanti. Io ringrazio il presidente dell'Osservatorio sulle nuove povertà di Cosenza, nonché presidente dell'Associazione Giorgio La Pira, e auguro a tutti voi davvero buon lavoro. Grazie a voi per l'opportunità.